Buongiornissimo! Ciao Come state? Vi è piaciuto il video dei boscaioli? Sono stati fantastici. a tutti! Sì, davvero due ragazzi in gamba. Siamo felici di aver contattato loro per fare questo lavoro Sì, anche perché. perché specchiano tantissimo la nostra filosofia di lavoro. Sono giovani, amano il territorio, si sono fatti da sé e poi sono veramente dei professionisti con una mega pi grande così. E siamo contenti anche di tanti messaggi positivi nei loro confronti perché, tra l'altro, se avete bisogno, contattateli, sono disponibilissimi anche a dare i consigli dei ragazzi che magari vogliono intraprendere quella carriera lavorativa. E figata, figata, figata. Ah, e per tutti quelli che ci dicono che abbiamo sbagliato a buttare giù le piante, in realtà queste piante qua dovevano essere abbattute perché erano veramente pericolose sia per la nostra casa sia per la casa dei vicini. Noi siamo i primi che se possiamo non abbattere è meglio perché comunque ti dispiace. Però è una delle due, un commento dice che non era vero che era danneggiata, in realtà Era all'interno, all'interno aveva il cuore sì. speccato E e quindi in più, cascava da un momento come è successo per all'altro. un'altra conifera, un'altra tuia, il retro era completamente stato divorato dalle formiche e tagliandolo si può notare come dalle 4 alle 5 dita all'interno erano già partite e quindi avrebbe a lungo termine causato un possibile cedimento con un altro vento, visto che gli eventi atmosferici sono sempre più violenti, sono sempre più pericolosi. Abbiamo fatto vedere le piante e da È gente che fa giusto quello di lavoro ci ha detto fate voi, se fossero a casa nostra le butteremo giù perché ne va anche di un turista che passa lì in bici, perché c'è la c'è strada, c'è proprio la tipo strada che passa, ci sì. sono gente in bici, L'altra sera macchine. passeggiavamo in un bosco e all'improvviso davanti a noi è caduto un ramo anche piuttosto grande di una pianta, per fortuna non nostra, perché comunque la natura va avanti, cioè, nascono delle piante, muoiono delle piante e se uno vuole aprire un'attività ricettiva, deve È far sì giusto che mettersi in ognuno di sicurezza. voi che venga qui debba essere tranquillo e rilassarsi. Per Sì. cui la La sicurezza prima prima di di tutto. tutto e soprattutto affidatevi a dei professionisti Esatto. perché il rischio Perché tante volte avete. magari pensiamo di saperne, però forse è meglio confrontarsi con dei professionisti che fanno quello di lavoro. E Infatti, dal come. nostro punto di vista, a noi è spiaciuto, ci spiaceva, ma quando c'è stata quella, chiamiamola Tempesta. tempesta di vento molto violenta, noi ci siamo subito confrontato con gente che ne sa, ci hanno consigliato proprio di buttarle giù perché sarebbero state molto pericolose da qui ai prossimi anni, visto che sono eventi purtroppo che Sì, si. appunto, per noi, per le case, ma soprattutto anche per le altre piante circostanti, perché per tenerne una, magari poi cadendo ne butta giù sei e tu ne hai salvata una, ma ne hai fatto morire sei, per cui bisogna essere Quindi un po'. a volte non bisogna solo affidarsi al proprio istinto, ma chiedere consiglio. È la cosa E lo forse stiamo capendo più. tantissimo qui di fidarci, di dare ogni lavoro che state vedendo, non è solo che come qualcuno può aver interpretato una pubblicità, ma in realtà tutto quello che stiamo facendo per migliorare, visto che siamo tanto giovani, ci affidiamo a dei professionisti, facciamo fare delle consulenze perché vogliamo anche vedere come lavorano e come fare per il futuro. Esatto. Non è che dalla sera alla mattina ci mettiamo a improvvisare, a fare un mobile, queste cose qua. Siamo seguiti per fortuna da professionisti che tanti ci hanno preso a cuore e vengono anche gratuitamente a darci una mano. In cambio, magari alcuni vengono ospitati qua da noi. Per cui è tutto un progetto a lungo termine che ci sta dando tante soddisfazioni, tra cui questa stanza qui alle nostre spalle, che nei prossimi giorni terminerà. Sì, adesso iniziano le pulizie qui dove andremo a offrire la Il colazione, buffet. il buffet di colazione, e quindi adesso andiamo a pulirla perché Sì, è puliamo veramente, veramente da pulire. tutto. Christian ha fatto di nuovo un lavoro maniacale, è stato veramente bravo. Ora ha lasciato un po' di roba. Puliamo tutto, sistemiamo e ci apprestiamo poi ad andare da Nino a prendere la tinta perché abbiamo deciso un colore, ma non ve lo diciamo, ve lo vorremmo poi vedere in foto magari o in un video. Sarà una figata. Tra le altre cose stanno arrivando Sergio Slai A darci una a darci una mano mano e e figata. quindi oggi si continua. Andiamo? Andiamo Occhio che capocantiere che oggi è in agguato. Vieni, andiamo. là. Sempre. Andiamo, andiamo, andiamo a Ora. lavorare. Po, 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 po. E poi iniziamo. Al pennello, dai, il tuo pennello. Il mio pennello.
mandato la foto a quella cosa lì. Hai visto la prima casa sono andato a Fratelloni? Che muro. No, c'è venuta da Tetto Gallina, verso le nocce. Ma guarda, possiamo andare. Ci saranno 40 metri di ottensi viola, mamma. Il tuo pane. Pensa tutto lì, tutta la scappata. Ma che vogliamo parlare? Ma di cosa stiamo parlando? Questo qui è la tua di Salerio. No, 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 faccio una prima mattina. Mi voglio dare la propria di Salerio, non vogliamo parlare. Non mai parlare di Salerio? Perché lì è giusta. Che hai fatto? Possiamo dargli il nostro pendolo! Giura? Giuseppe è la sua mano io! Dai, possiamo dargli il pendolo che suona! €200? Aggiustarlo? Sì! Ma stai scherzando! Se me lo compro un nuovo! Però dipende che pendolo è! È un pendolo effettivo! Ma per cavolo, che però è l'aveva regalato con il... No! Beh, con il pendolo penso che abbia dato con la regalata di dipendenza. Ah, beh, sì. No, quello lì no. Però 500 euro che costano molto. Sì. No, 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 devo proprio toglierla perché avete fatto un nodo io sotto un filo, guarda. Io allora uso la scopina. Vecchio metodo. E poi iniziamo a portare tutto questo dentro. No, è vero, ma vai a posto? Sì. La bella lavanderia. No, adesso li lavo, l'ho lasciato per lavare le pietre. Provaci. Non va. Vuoi vedere? No. No! Ti voglio bene, mamma. Anch'io.
Simo! Provaci! Siamo alla fine di questo video che mi fa ricordare in mente, sai chi? Raimondo Vianello. Che noia, che barba, che noia. Perché? Noia, perché è noioso pulire. Barba. Cosa ci vuole? Ci vuole pulire, ci vuole, ragazzi, il video ovviamente meno gasato rispetto a quello dei boscaioli. Però certo, questo era un passaggio obbligatorio per arrivare all'apertura, che vi comunicheremo presto ufficialmente. Quando ci sarà? Quando ci sarà? La scia c'è, compilata e inviata. Sì. E adesso vedremo. Sì. Stiamo facendo tutta la parte burocratica, che alla fine è la parte più noiosa. Sì, e che ti fa pentire di voler aprire un'attività in Italia. Perché compilare tutti quei fogli è veramente assurdo, però vabbè, ci vuole, è un tassello importante. Sì. Tra l'altro, se qualcuno volesse, visto che ci siamo aggiornati, e chiedere informazioni per come compilare la scia per aprire un B&B, grazie anche all'amico Lele, qualcosa stiamo capendo. Ci abbiamo messo un paio di giorni, ma ce l'abbiamo fatto inviarla, giusto stamattina. Al vostro arrivo. Semplicissimo. Canzone del giorno? Rumore Diodato. Diodato. Ma l'abbiamo cantata stamattina, vero? Che abbiamo fatto rumore. Qui non posso sopportare questo silenzio naturale tra me e te. Siamo contentissimi ma stanchissimi, ma del resto il tetto della felicità deve portare buon umore anche nei momenti di stanchezza. E vi saluto anche Sly, che lei preferisce andare avanti piuttosto che salutare. Ciao mami! Ah! Ti sentite? C'è! Che ha pure provato a bagnarmi con secchiello. E... Vabbè, te sei anche dispiacente. Che tradotto in italiano? Dispettoso. Dispettoso? Sai che non mi veniva dispettoso? Io sono per dispiacente. E ragazzi, grazie di averci seguito, grazie per, anche per l'email che ci state mandando con informazioni sull'apertura. Agosto apriamo, ora stiamo aspettando i tempi burocratici per ufficializzare il tutto e vi faremo magari una diretta con l'apertura, pre-apertura, così potremo dire iniziate a prenotare, perché per quest'anno non cambiare, a Caban devi prenotare. Siamo imbarazzanti. Siamo imbarazzanti. Viva la montagna sempre! Viva! Questo video è diverso dagli altri. Da Tetto Cabana è tutto. Viva la montagna sempre! Viva Cuneo! Ma soprattutto, solo cose belle. Ciao! Ciao! Ciao grande babbo! Grazie mami per l'aiuto! Ciao! Wow, wow, wow! Ok, fatto. A me è venuto... Cosa sta facendo mia mamma? Cosa ci viene in mente? Dai, salutali! No, va. Dai, parli. Sì, non basta, dai, io mi ritiro qua. Simo, finiamo questo.